Amiche ed amici della Giovane Italia, buon pomeriggio da Matteo Vigliotti e benvenuti a Como Hellas Verona, gara valevole per la 15ª giornata del campionato Under 17. I padroni di casa sono alla ricerca di riscatto dopo 3 sconfitte consecutive, gli ospiti però non possono permettersi di perdere punti preziosi per evitare che l'Inter capolista scappi. Andiamo a vedere le formazioni. Cicconi sceglie un 4-3-1-2 con Mantovani che vince il ballottaggio sulla sinistra. In avanti Rispoli si schiererà dietro le punte Galafassi e Mastro Matteo. Classico 3-4-1-2 per Coppini con Pasquali, Beghini e Fiori in difesa. In avanti le punte saranno Vermesan e Soragni. Cross morbido di Spagnoli in mezzo, Cecchini così così nella respinta, Fiori se la ritrova sul mancino e non si fa pregare, tap-in comodo comodo per il numero 5, Verona in vantaggio. Come sempre Spagnoli sul punto di battuta, un'occhiata in mezzo, ecco che arriva il suo cross, Fiori non trova il pallone, Vermesan sì! E ancora una volta l'Hellas è letale su calcio d'angolo, 2-0. Rispoli alla ricerca di un'incornata vincente per riaprire la partita, il cross sul secondo palo e Smanex Manaccia anticipando Mantovani, arriva come un treno Samaden, un dribbling, Samaden in mancino, ancora Smanex! È un assedio ora dei padroni di casa che provano a riaprirla, il cross di Rispoli e Smanex Manaccia al colpo di testa, Mantovani se la ritrova lì e calcia! E questa volta il numero 1 dell'Hellas non può farci assolutamente nulla, Como 1, Verona 2. I ragazzi di Coppini cercano ancora di far male da corner, il cross in mezzo, una serie di batti e ribatti, Rispoli allontana, la conclusione arriva tra i piedi di Vermesan che salta Cecchini, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Verona e cartellino giallo per l'estremo difensore del Como. Vermesan per riportare più due l'Hellas. Parte col destro fuori! Si lotta a centrocampo, Zimionas splendido in dribbling, salta Mazzagli e Bobbo, la cede De Battisti, interviene per un attimo Bertagnon, ma ancora Zimionas, ne salta due, giganteggia, centrocampo, poi De Battisti, De Battisti entra in area di rigore, la mette in mezzo per Soragni, che come sempre non sbaglia mai in area di rigore. Pressione di testa, Smanek indotto all'errore, Bandara non ci arriva, Piras sì, l'allunga per Lischetti, stoppa in area di rigore, Lischetti calcia, centrale. E non c'è più tempo per altre emozioni, succede tutto nei primi 45 minuti, Hellas Verona batte Como 3-1.